Benvenuti a Monselice in provincia di Padova e benvenuti quindi al luogo di partenza e arrivo della seconda edizione della Monselice in Rosa MTB, gara gran fondo di 46 km e 1280 metri. E benvenuti in particolare sui Colli Euganei, che sono sì dei luoghi incantevoli, ma soprattutto sono luoghi perfetti per praticare lo sport della mountain bike. Il nome della gara è stato dato l'anno scorso per lanciare l'evento del primo arrivo di una tappa del Giro d'Italia a Monselice il 16 ottobre 2020. Il 6 settembre vi fu perciò il prologo di quell'evento, una competizione di mountain bike di caratura nazionale e tutta nuova per l'antico, affascinante e ameno centro dei Colli Euganei. Il significato di Monselice deriva forse da Mons Silicis, per l'attività di estrazione della pietra dal colle attorno a cui si stende il paese. La città oggi ha oltre 17.000 abitanti, i primi insediamenti sono antichissimi, con due leggende sulla sua fondazione. Una delle due dice che a fondare Monselice fu Ossicella, un compagno di Antenore, ovvero il mitico fondatore di Padova. Gli archeologi assegnano comunque la presenza di almeno una stazione preistorica che si sviluppò tra l'età del ferro e quella del bronzo. La nascita del nucleo cittadino di Monselice viene invece fatta risalire al V-VI secolo con i bizantini che eressero una prima fortificazione sul colle della Rocca, un edificio che domina ancora oggi l'abitato. Fortificazione strategica per la difesa dell'area, dato che Monselice si trovava allora come oggi in una felice posizione tra importanti arterie stradali e vie d'acqua. Questo favorì anche un precoce insediamento abitativo. Ma la svolta storica di Monselice avviene nel XIII secolo, con l'arrivo in terra veneta del delegato dell'imperatore tedesco Federico II di Svevia, Ezzelino da Romano. Egli amplia e perfeziona il sistema di mura, che andrà a chiudere completamente il centro abitato e, su mandato di Federico II, ristruttura il mastio sulla somma della Rocca, che da allora prende il nome di Mastio Federiciano e che diventa così uno dei simboli, se non il simbolo, di Monselice. Ezzelino costruisce anche la Torre Civica, altro palazzo simbolo della città, e un edificio che prende il suo nome e che costituisce parte importante del castello. Il castello di Monselice è composto da vari edifici più la Rocca, costruiti e ristrutturati tra l'XI e il XVI secolo. Da vedere. Monselice all'inizio del XIV secolo viene quindi conquistata dai Carraresi, che ne fanno il loro avamposto difensivo di Padova verso sud. Ma nel 1405 Monselice entra nel territorio della Repubblica di Venezia, città dedita ai traffici e ai commerci più che alla pratica militare. E quindi da città dalla funzione difensiva diventa centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane, che qui costruiscono ville sontuose, alcune ancora oggi esistenti e ben ristrutturate. Villa Duodo, Villa Emo, Villa Pisani e Villa Contarini. Oltre che città della Rocca, Monselice è detta anche la città delle sette chiesette, sei cappelle fatte costruire lungo il colle dai nobili veneziani Duodo agli inizi del 1600. All'epoca i pellegrini che vi venivano in pellegrinaggio ottenevano dal pontefice Paolo V le stesse indulgenze previste per i fedeli che andavano alle sette basiliche maggiori di Roma. Le sei cappelle ospitano cinque pregevoli pale di Jacopo Palma il Giovane. La settima chiesetta è il Duomo Vecchio di Monselice della prima metà del 200, dedicato a Santa Giustina. Altro luogo molto noto è l'eremo di Santa Domenica, sul Monte Ricco, in passato meta di pellegrinaggi, ora molto apprezzato dai camminatori per i suoi bei sentieri e per i panorami. Da non perdere sono anche i tratti di mura e le torri medievali. E se capitate da queste parti a settembre, potrete assistere all'emozionante Giostra della Rocca, un palio nel quale le varie contrade monselicensi si sfidano in competizioni come il tiro con l'arco, il torneo di scacchi con finale con scacchi viventi, il torneo di musici, famosissimi tamburini e le chiarine, quello dei bravissimi sbandieratori,
la gara delle macine, la staffetta, la sfilata delle nove contrade con vestiti dell'epoca e la giostra equestre detta quintana, giostra di precisione, dove il cavaliere, munito di una lancia in sella al suo cavallo, deve infilzare tre anelli di diverso diametro di soli 9, 7 e 5 centimetri e nel minor tempo possibile. Una antica prova di precisione, forza e resistenza. Doti che assomigliano molto alle qualità che si devono avere in sella a una mountain bike. Dopo questo racconto sulla storia molto antica di Monselice, è il momento di andare alla partenza per seguire la seconda Monselice in Rosa MTB. Sindaco di Monselice Giorgio Bedin, il presidente del comitato organizzatore Gianluca Barbieri, mancano pochi momenti al via, un po' di numeri Barbieri. Allora 380 persone sul percorso che presidieranno e che lavorano per questa gara, più di 800 corridori e tanto pubblico, questi sono i numeri. Senta, che novità avete introdotto quest'anno? Abbiamo introdotto la partenza verso Arqua Petrarca, il giro di lancio e poi abbiamo anche il Monte Rusta e il Monte Cecilia. Percorso sempre fattibile, divertente, impegnativo in alcuni tratti, ma fattibile. Fattibile per tutti, divertente, è un rampichino di una volta, quindi qui ci si diverte. Sindaco Giorgia Bedin, per la seconda volta si ripete un evento che è stato eccezionale a settembre del 2020, che ha lanciato Monselice, poco dopo c'è stata la tappa del Giro, quest'anno non ci sarà la tappa del Giro, ma l'entusiasmo è lo stesso. Direi proprio di sì, l'entusiasmo è veramente alle stelle per questa Monselice in Rosa MTB Gran Fondo di Mountain Bike. E abbiamo voluto fare anche la seconda edizione perché, visto il successo della prima, era giusto fare anche la seconda e ci auguriamo che insomma questa collaborazione possa continuare anche negli anni, visti i grandi numeri di persone, atleti che interessa e che porta qui da tutta Italia. Infatti ci sono più di 800 iscritti e da tutta l'Italia, il che vuol dire che Monselice in quest'oggi non fa solo dello sport, ma attira persone che danno naturalmente un'impronta importante a quella che è il turismo della città. Infatti ci sono anche le visite guidate gratuite alla città, alle sue bellezze, e in più ci sono degli sconti nelle sacche che vengono date alla partenza per l'acquisto nei negozi del centro. Quindi davvero una organizzazione e una manifestazione che è una manifestazione a 360 gradi. E vorrei ringraziare l'organizzazione, naturalmente Gianluca Barbieri con tutto il suo staff, ma anche tutti coloro che sono lungo il percorso per garantire la sicurezza. Vorrei inoltre ringraziare tutti i volontari che appunto si occupano della sicurezza e anche la polizia locale che contribuisce in questo momento, appunto ci aiuta con il percorso per tenere chiuse le strade e quant'altro.
Mancano pochi minuti al via. Volevo dire che un'altra novità di quest'anno è la presenza, e vorrei ringraziare, delle contrade della Giostra della Rocca, che appunto faranno un piccolo spettacolo con i tamburini prima di iniziare, e le ringrazio veramente per la loro partecipazione e per il loro contributo. Giusta precisazione, pochi minuti al via, il quad per il sindaco Bedin è pronto, la signora sindaco seguirà la gara da un quad. Buon divertimento allora al sindaco e a tutti. Grazie. Lo conosce a memoria. We'll be right back.
Allora, siamo con l'assessore Sara Bonello, assessore al turismo, alla cultura e al commercio di Arqua Petrarca. Allora, assessore, oggi possiamo dire che lo sport incontra la cultura. La seconda edizione della Mountain Bike Moon 16 è nel borgo, secondo borgo più bello d'Italia, e siamo molto felici e onorati che questa manifestazione incontri il borgo, la storia del borgo, perché appunto l'abbiamo voluto fortemente, e lo sport, soprattutto dopo un'annata così difficile, incontra la bellezza e la storicità che ci circonda da secoli. Ma ci dica alcuni cenni storici di Arqua. Sì, qui se potete vedere ci troviamo nel piazzale di Piazza Petrarca con la chiesa di Santa Maria Assunta. Come sapete, Francesco negli ultimi anni ha vissuto qui, ha scelto il borgo di Arqua Petrarca dove ha ritrovato la sua dimora e un luogo dove poter appunto non solo fare meditazione e scrivere, ma trovare anche rifugio e dare spazio ai suoi pensieri. È veramente bello vedere passare tanti corridori che fanno sport in un borgo antico. Sì, è molto importante, noi lo vediamo quotidianamente, facciamo parte del contesto dei Colli Uigani, lo sport come la mountain bike, la bici da corsa ogni giorno, bici e ciclisti da tutta Italia percorrono i percorsi e poi sostano anche all'interno di questi borghi per prolungare il loro alloggio. Ci auguriamo la manifestazione di oggi sia una delle tante altre manifestazioni sportive a carattere sportivo e non, anche culturali, che possano prendere vita e si possano verificare anche nei prossimi mesi, magari anche il prossimo anno.
Allora, signor Sindaco, una grande giornata di sport qui a Monselice oggi. Assolutamente sì, una grande giornata di sport, una grande gara. Abbiamo seguito nel percorso i passaggi più importanti in diretta con l'assessore Peraro che mi ha accompagnata e devo dire che ho visto veramente degli atleti fenomenali, perché con una giornata come questa, con questo caldo e quant'altro, se la sono davvero sudata tutta. Atleti che hanno dato il meglio di sé come sempre, ovviamente, e adesso siamo all'arrivo ormai di questa giornata, però devo dire di essere molto soddisfatta di come è andata, insomma. Abbiamo visto anche tutto il percorso dei colli, il percorso naturalistico, che naturalmente è sempre meraviglioso da vedere, quindi grandi passaggi, bei paesaggi, e anche dal punto di vista turistico la visita guidata gratuita ha riscosso molto successo, quindi direi che la manifestazione in sé per sé ha raggiunto l'obiettivo, forse l'ho anche superato. Tra qualche giorno l'organizzazione ripartirà per la nuova edizione, l'amministrazione comunale sarà ancora vicino? Assolutamente sì. Sì, complimenti a Bonetto, è andato molto, molto forte, siamo andati in finale in comune accordo e poi ce la siamo giocata in volata. Sapevo che la curva andava presa in testa, sono partito lungo, poi lui mi è rientrato in rimonta agli ultimi metri, però la curva è molto breve all'arrivo, quindi ho giocato un po' di esperienza e ce l'ho fatta a vincere. Grazie Francesco e complimenti, ci spostiamo col microfono anche con la telecamera da questo giovane under 23 che ad un certo momento ha detto: io provo ad andare davanti, vediamo cosa succede. Ce l'hai fatta, perché nella prima parte di gara tirava Francesco, poi sei andato davanti tu, senza nessuna reverenza, ha detto: io vado davanti, ci provo con questo atleta che conosco da tanti anni e che per la sua storia. E io devo farti i complimenti, noi tutti ti facciamo i complimenti, perché tu sei una delle speranze più belle del mountain bike italiano e oggi secondo, ma per secondo noi è come se avessi fatto primo. Grazie mille innanzitutto. Sì, diciamo che ho provato ad attaccare dall'inizio, ogni salita provavo ad attaccare, però Francesco ovviamente non si staccava, anzi a un certo punto è andato un po' via, io recuperavo in discesa, ci ho provato due o tre volte in discesa, ma poi alla fine siamo rimasti sempre insieme e ce la siamo giocata alla fine. E sapevo che non potevo partire prima di lui perché tanto non avrei avuto la gamba per staccarlo. Però diciamo che ho provato il tutto per tutto, l'ultimo rettilineo, pensando fosse un pochino più lungo. Comunque grande, perché è stato comunque l'esperienza pagato sto giro. Un saluto agli amici piemontesi, i tuoi conterranei. Certo, saluto tutti i miei amici piemontesi e niente, dai, si torna in patria. A Pinerolo. Esatto, sì, San Secondo di Pinerolo appena attaccato.
Complimenti e auguri per la stagione ancora lunga. Andiamo anche da colui che occupa il terzo gradino del podio, gentilmente se Nicolò vieni qua, grazie. Nicolò Zuccarato, che secondo me poteva giocare anche a pallavolo o a basket, invece no, si è dedicato a questa bellissima specialità faticosa. Sei contento di questo terzo posto, Nicolò? Sì, sono contento a metà, perché comunque fino a più di metà della gara ero praticamente con i primi due. Poi sulla salita, penso quella più dura, ho perso il pedale e lì probabilmente un po' perché ero fuori giri, un po' perché ho sbagliato a rimontare, avevo perso 20-30 secondi. Poi comunque vedevo che successivamente il vantaggio era sempre di un minuto, quindi la mia pedalata era uguale a più o meno quella dei primi. Sono contento perché sono rimasto terzo, poi mi ha raggiunto il quarto e sono molto contento di aver vinto la volata, perché comunque il podio è sempre il podio e mi mancava, avevo già fatto un quarto, un sesto e la settimana scorsa la Iro non è andata bene per problemi fisici, insomma, quindi oggi ci voleva e questo podio dà morale per il proseguo della stagione. Annabella Stroparo, abbiamo già detto, sei stata la madrina di questa gara nel 2020 presentando il percorso degli appassionati, invitandoli a venire a Monselice, però oggi era un altro paio di maniche quando sei in sella alla mountain bike, si lotta contro il tempo e le avversarie e poi i vari condizionamenti, tempo, imprevisti, quindi com'è andata oggi? Ma come dici te, oggi la differenza l'ha fatta comunque il caldo e l'afa, e il percorso è sempre molto bello. È difficile dovuto appunto al caldo, ma molto bello, vario, salite veloci, discese facili. E la Monselice Rosa è veramente una bella gara, invito tutti gli appassionati del 2022 a essere presenti. Seconda classificata Rebecca Gariboldi, com'è andata? È andata molto bene, mi sono divertita, ho dovuto gestirmi fin dall'inizio per il tanto caldo di oggi, il percorso era abbastanza impegnativo, le salite erano sotto il sole cocente e quindi ho impostato un ritmo regolare fin dall'inizio, alla fine dai un secondo posto e sono contenta, va bene così. Anche perché forse un po' inatteso, sei stata terza a lungo. Sì, sono stata terza, addirittura non so dove ho passato la seconda ragazza, probabilmente deve aver avuto qualche problema tecnico, quindi niente, alla fine seconda sorpresa. E invece Simona al debutto, se non ho capito male, qui a Monselice, com'è andata la tua gara? Ah, è andata bene, non mi aspettavo di fare un terzo posto, devo essere sincera, anche perché siamo partiti velocissimi e la prima salita io ho iniziato a soffrirla tanto, anche perché c'era caldo e quindi lì ho dovuto un attimo gestirmi. La seconda, quando sono iniziate le discese, tutto quello che avevo l'ho dato e sono riuscita a passare una ragazza, non pensavo che fosse effettivamente la terza e poi ce l'ho fatta e via. Da debuttante per questa Monselice in rosa, ti senti di consigliarla alle tue colleghe biker dell'Emilia e non solo? Sì, senz'altro perché è comunque molto bella, è tecnica e a chi piace comunque guidare la bici sia in salita che in discesa merita tanto. Occhio però, come sempre, attenzione, perché cadere, farsi male, ho visto che è un attimo, è veramente un attimo. Gianluca Barbieri ha guardare insomma il numero dei partecipanti, ma al di là di questo anche l'andamento della manifestazione, credo che tu sia soddisfatto. Sì, sono soddisfatto innanzitutto per anche livello tecnico e come hanno interpretato i corridori la manifestazione. Io sono contentissimo perché due volate, primo secondo e la seconda volata il terzo e il quarto, hanno veramente dato al pubblico un grande spettacolo. Questo è un grande contenitore di spettacolo, i corridori sono dei protagonisti di uno spettacolo e oggi veramente è andato spettacolo. Detto questo, credo che tu abbia qualche ringraziamento da fare, perché la partecipazione anche dell'amministrazione comunale si è vista di persona. Sì, beh, guarda, devo dire che l'amministrazione comunale di Monselice, la chiamo un'amministrazione comunale operaia, nel senso che è disponibile sempre, è disponibile anche nel weekend, se hai bisogno di qualcosa Luca chiamiamo gli operai che ti danno una mano, sempre disponibili, mi hanno messo a disposizione tutto, anche la polizia locale, i carabinieri, tutti i volontari, guarda, veramente quest'anno sono stato contento, veramente c'è stata anche gente che mi ha chiesto di venirci a dare una mano.
Infine, credo che in un'annata non facile per le piccole attività economiche e commerciali, gli sponsor che hanno sostenuto questa trasmissione siano stati davvero encomiabili. Beh, gli sponsor hanno comunque seguito un'organizzazione che ha sempre dato tanto, anche quando le cose andavano bene. Io sono convinto che quando uno si comporta bene e fa il suo dovere, dopo gli sponsor se li trova sempre, insomma. Quindi chi fa del bene penso che riceva del bene.